Tiene la prima campanella che ha suonato questa mattina ha portato con sé importanti novità, dietro alle quali c'è stato un lungo e complesso lavoro di coordinamento effettuato dall'assessorato comunale alla pubblica istruzione insieme a quello dei lavori pubblici. La principale novità riguarda l'entrata in funzione dell'ampliamento della sede del liceo Corradini con la riunificazione di tutte le classi in via Milano. Sono 500 gli studenti, una quarantina gli insegnanti che hanno abbandonato definitivamente i due vecchi plessi di via del Carlo del Prete, approdando nella cittadella degli studi dietro la stazione delle Corriere. I mesi estivi che precedono l'inizio della scuola sono ordinariamente impegnativi, sottolinea il sindaco Casarotto, tanto più che in questi ultimi due anni il Covid e la relativa normativa di contenimento della pandemia hanno accresciuto la complessità organizzativa della ripartenza. Il lavoro di organizzazione degli spazi da assicurare per questo nuovo anno per le scuole, spiega l'assessore Maria Gabriella Strinati, è iniziato ancora in febbraio all'indomani delle iscrizioni, quindi la sinergia avviata tra prefettura, ufficio scolastico provinciale e dirigenti ci ha permesso di pianificare il ritorno a scuola dell'autunno cercando di contemperare le esigenze rilevate. Verso la cittadella degli studi, per la prima volta il liceo Corradini nei suoi diversi indirizzi sarà raggruppato nell'unico plesso di via Milano. I due edifici liberati in via Carlo del Prete sono destinati ad ospitare uno il centro di medicina integrata, l'altro aule scolastiche messe a disposizione delle scuole secondarie. L'Ipsia Garbin continuerà ad avere aule anche nell'edificio ex biblioteca di via Primo Maggio e l'ITT Chiesotti utilizzerà spazi al piano dell'ex agenzia delle entrate. Come per l'anno scorso, la parrocchia della Neve continuerà a concedere dei locali ad uso scolastico alla scuola primaria San Giovanni Bosco, necessari al fine di ottemperare le disposizioni anti-Covid.